Ore 19:30, di nuovo buona domenica delle Palme, ben ritrovati all'Abruzzo del Pallone in questo pomeriggio lunghissimo in cui vi stiamo accompagnando durante diretta stadio nello sviluppo delle partite. Adesso entriamo nella fase di commento di una giornata di campionato dalla Serie A passando per la Lega Pro fino alla Serie D. Vedremo i risultati tra pochissimo. Alle mie spalle, a proposito di Serie A, alle 20:45 inizia il match tutto in salsa europea tra Lazio e Napoli allo Stadio Olimpico di Roma. Questo è il briefing dei giocatori in mezzo al campo. Per il momento Stadio Olimpico vuoto, ma insomma è chiaro che questa è una partita molto importante, soprattutto per la Lazio, che deve mantenere, questo intanto è Ciro Immobile, deve mantenere una posizione all'interno della griglia di classifica. Cominciamo subito ringraziando gli ospiti che ci sono venuti a trovare. Uno è già qui, uno gli diamo in live la possibilità di entrare. Intanto saluto Fabio Ferraresi. Ciao Fabio. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. E poi eccolo qua che si sistema e tra un po' si automicrofonerà. Antonio Mecomonaco, ciao mister. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. E allora cominciamo subito con i numeri della giornata di campionato. A proposito, il numero per interagire con noi è quello che vedete in alto a destra dei vostri teleschermi, 392-623-7060. Partiamo dalla Serie A. Con i risultati e la classifica, Atalanta-Sassuolo giocata ieri 1-1, Juventus-Chievo 2-0, Sampdoria-Fiorentina 2-2 all'ora di pranzo. Bologna-Roma 0-3, vittoria netta da parte della formazione di Luciano Spalletti al Dallara. Cagliari-Torino, partita scoppiettante, se la giudica il Torino di Sinisa Mihajlovic, tre reti a 2. Il risultato di bassa classifica che interessa al Pescara ed è più negativo per i colori biancoazzurri è quello dello Scida di Crotone, dove il Crotone batte l'Inter 2-1. Ieri, come detto, Empoli-Pescara 1-1, un pareggio tutto sommato che serve a poco alla formazione di Zeman. Il Milan batte, rulla nettamente il Palermo 4-0, giocando anche una grande partita. Udinese-Genoa 3-0. Il posticipo è quello tra Lazio e Napoli. Vediamo la classifica del massimo campionato di calcio, con la Juventus che comanda a quota 77 punti e si prepara alla sfida di Champions League contro il Barcellona di martedì. Poi via via scendiamo nella parte bassa, dove l'Empoli è quart'ultimo a 23 punti, ma attenzione al Crotone perché i calabresi di Nicola vanno a meno 3 dai toscani di Martuscello, e poi Palermo e Pescara a quota 14 punti. Andiamo in Serie B perché si è appena concluso il posticipo. Uno dei due posticipi, quello tra Brescia e Spal, ha vinto la Spal 3-1 sicuramente ci saranno animi caldi al termine della gara, perché già sullo 0-1 per i ferraresi c'era stato un lancio di fumogeni da parte della curva del Brescia sul terreno di gioco, partita sospesa per qualche minuto. Domani Novara-Verona. Tralasciamo la classifica, andiamo in Lega Pro perché si sono concluse nemmeno un'ora fa le partite. Fano-Pordenone 2-3, Forlì-Maceratese 2-3, Gubbio-Mantova 3-2, tanti gol oggi pomeriggio. Modena-Sant'Arcangelo 1-0, Parma-Ancona 0-2, il Teramo perde in casa contro la Reggiana 1-0, gol decisivo di Marco Guidone. Alle 20:30 Feralpi-Salò-Bassano e Lumezzane-Suntirol, domani alle 20:30 Albinoleffe-San Benedettese, alle 20:45 il match clou della giornata, quello dello Stadio Euganeo tra Padova e Venezia. Vediamo la classifica di questo raggruppamento: Venezia 74, Parma 66, Padova e Pordenone 62, Reggiana 57, Gubbio 53, San Benedettese 49, Albinoleffe e Feralpi Salò 45, Sant'Arcangelo e Maceratese 44, Bassano 42, Modena 37, Suttirol 35, Teramo e Mantova 34, Forlì 33, Lumezzane 32, Fano 31, chiude l'Ancona con 27 punti. In questo momento il Teramo sarebbe ancora nei play-out, perché anche se
Questo è un bug del software, anche se il Teramo è sopra il Mantova, ma per gli scontri diretti il Mantova è in vantaggio sul Teramo, quindi teoricamente dovete invertire le due posizioni. Ad oggi ci sarebbe Teramo Fano e Forlì Lumezzane, ecco, per intenderci. Serie D, girone F. Questi i risultati: Agnonese San Nicolò 2-2, Alfonsine Civitanovese 3-0, Campobasso Matelica 0-0, Lavastese vince con un gol di Umberto Prisco 1-0 a Castelfidardo, Jesina San Marino 1-0, La Fermana vince sul campo del Pineto 2-1 in rimonta dopo l'iniziale vantaggio di Palumbo, ma il Pineto può festeggiare la matematica certezza che anche l'anno prossimo sarà ai nastri di partenza del quarto torneo nazionale. Romagna Centro Monticelli 0-0, Vispesaro Recanatese 0-0. Classifica. Oggi riposava la San Maurese e dunque la Vastese ne approfitta. Fermana 64, Matelica 53, San Nicolò 51, Vispesaro 46, San Maurese 44, Vastese 42, Agnonese 41, Monticelli e Romagna Centro 38, San Marino e Campobasso 37, Pineto e Jesina 36. Alfonsine 26, Recanatese 22, Castelfidardo 19, Civitanovese 17 punti. Serie D, girone G. Questo è un raggruppamento che ha visto ieri le nostre in campo con l'Avezzano sconfitto alla Nusei 1-0 e l'Aquila che impatta allo stadio Gran Sasso Italo Acconcia 1-1 contro il Muravera. Arzachena Flaminia, questi invece sono i risultati di oggi, 2-0. Foligno Città di Castello, il solito 3-0 a tavolino. Monterosi, San Teodoro 2-0, Ostiamare Albalonga 1-1, Rieti Nuorese 2-4, Torres Vivi Altotevere San Sepolcro 0-0, Trestina Latte Dolce Sassari 0-1. Classifica: Arzachena 64 punti, Rieti e Monterosi 61, Ostiamare 59, Nuorese 57, L'Aquila 56, Albalonga 54, Avezzano e Vivi Altotevere San Sepolcro 42, Lanusei 40, Sporting Trestina 39, Flaminia 36, Latte Dolce Sassari 34, San Teodoro 25, Muravera 23, Torres 21 punti, Città di Castello 17, il Foligno è a 10 punti, ma non consideratelo. L'avevo dimenticato in redazione di salutarlo, perché oggi non vi ha accompagnato durante diretta stadio, ma è stato al Mancini di Castelfidardo il nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti, ciao. E allora, tra un po', Andrea, commenteremo anche con te i risultati della giornata, le immagini. Intanto fatemi dare gli auguri a Maurizio Daguini in regia, che oggi compie gli anni. Tanti auguri Maurizio, te li faccio in diretta, anche se avresti dovuto portare qualche cosa, un po' di un rinfresco, qualcosa, però anche se non l'hai fatto va bene lo stesso. Facciamo un passo indietro adesso, 1 minuto e 20 secondi, riviviamo le immagini più belle, Empoli-Pescara 1-1, vediamo. Attention!
Insomma, è finita 1-1. Fabio, un rapidissimo commento, anche perché poi domani sera durante replay avremo modo di analizzare il momento del Pescara, pareggio che serve a poco, pochino. Beh, sì. Soprattutto considerata la vittoria del Crotone di oggi. Sì, al di là del Crotone, comunque dovevi recuperare dei punti sull'Empoli, forse era l'ultimo treno. La partita ha rispecchiato un po' l'annata, sfortunata sicuramente, perché ieri, a onor del vero, il Pescara meritava di vincere. Però chiaramente... Senti, l'esperimento Brugman falso 9 non ti è piaciuto? A me non è piaciuto. Ho sentito alcune dichiarazioni di Zeman che dice che secondo lui può fare solo l'esterno d'attacco, ma secondo me è un buon metodista. Ok, ovviamente ve lo ricordo, domani sera a partire dalle 21 con il nostro Enrico Rocchi la trasmissione replay per analizzare il momento del Pescara, peraltro ci sarà anche il nostro Andrea Costantini. Io direi di andarci a vedere subito, le immagini sono arrivate da poco, di Teramo Reggiana, sconfitta per 1-0 del Teramo. Possono partire gli highlights con il Teramo che arrivava a questo impegno dopo 3 vittorie e un pareggio, 4 risultati utili consecutivi, qualche novità: Scipione a destra, Baccolo a ridosso di Barbuti, quindi fuori Fratangelo, fuori Sansovini, fuori Carcalis, per dare all'interno dell'arco di una settimana anche un po' di respiro. Questa è un'occasione che capita a Caidi, ma vedete in fuorigioco. All'ottavo si fa vedere la Reggiana con Marchi in area di rigore, prova il sinistro, si salva Narciso che poi si arrabbia un po' anche con la sua retroguardia. Il Teramo dall'altra parte ancora con questo cross, ci prova Speranza addirittura in proiezione offensiva di sinistro, ma non riesce a calamitare bene la sfera. Qui Narciso rischia di fare davvero un pasticcio clamoroso, rinvia su un avversario, il pallone poi capita a un giocatore della Reggiana, riesce a rimediare il portiere del Teramo, ma questo è un errore al 38esimo che poteva costare carissimo a Baccolo. Appoggio orizzontale, Marchi non ne approfitta, ma è un Teramo diverso, un po' più rinunciatario, meno propositivo rispetto alle ultime uscite. Questa punizione di Di Paolo Antonio un po' fa la summa di quello che è stato il Teramo per larghi tratti di questa partita. Nella ripresa entra Fratangelo e qui praticamente dialoga involontariamente con la retroguardia della Reggiana, si salva miracolosamente Narduzzo che poi vede questa sventola dalla distanza uscire fuori non di molto. La Reggiana non sta a guardare, ci prova con Bovo, pallone svirgolato fuori e poi discesa di Panizzi e Ghiringhelli si ritrova davanti la porta spalancata, niente da fare, pallone che termina fuori, il Teramo si salva, ma come detto non è la formazione vista nelle ultime settimane, anche in questo caso salvataggio di Narciso su un colpo di testa avversario. Qui Masocco colpisce come peggio non si potrebbe questa corta respinta della difesa granata della squadra allenata da Leonardo Menichini. Ancora Fratangelo ci prova, il più attivo, è entrato nella ripresa, forse era il più fresco, ma questa è la mossa vincente di Menichini, inserisce Guidone proprio per Marchi e le cose gli daranno ragione, perché all'83esimo Cesarini, colpo di esterno, Narciso prende la palla ma si scontra con Sales, arriva Guidone e mette il pallone in fondo al sacco in maniera anche se vogliamo beffarda. Lo rivediamo, Cesarini mette al centro, Narciso è sul pallone, l'ha praticamente preso, si scontra con Sales e la palla carambola di fatto sui piedi di Guidone, che a quel punto non può più sbagliare. Il Teramo ci prova inserendo anche Sansovini, questo tiro deviato in corner dell'ex giocatore del Pescara. Questa è l'occasione più nitida, 89esimo, colpo di testa di Caidi, si salva uno degli ex di turno, Narduzzo. Caidi praticamente in proiezione offensiva, qui aggancia ma gli scappa il pallone dal petto di fatto e l'azione sfuma. 94esimo, il palo di Ghiringhelli, che proprio evidentemente quest'oggi non ne vuol sapere disegnare, arriva il triplice fischio dell'arbitro dell'incontro, passa la Reggiana a Teramo 1-0, il gol all'83esimo di Guidone. Io voglio chiedere ad Antonio Mecomonaco, che adesso è un allenatore ma è stato un grande portiere, sulla situazione del gol è difficile dare delle colpe sia all'uno che all'altro, è proprio uno scontro involontario?
Ma guarda, il portiere non prende mai la palla su quell'uscita, veramente, non riesce mai a prenderla perché se Non la, tu dici, non la branca mai completamente? assolutamente. Forse se magari la respingeva questa palla, può darsi che. Perché quando vai a fare un gesto tecnico, un tuffo, quando cadi, non sai mai quello che può succedere in mezzo a tante persone. Quindi Riusciamo a rivederlo, Maurizio? quando vai a prendere questi palloni, che ci sono tante persone, bisognerebbe mandarla da un'altra parte la palla, però poi quello, sono attimi, quindi non è sempre. Non era nemmeno, secondo me, difficile, è che lui la palla proprio sbaglia Eccolo qua, la proprio vediamo, la vedo in bassa frequenza. l'intervento, la presa. Vediamo. Allora, ok, ci siamo. Eccola qua. Il cross di Cesarini e di fatto forse hai ragione nel senso che lui la tocca con entrambe le mani, ma di fatto non. Non mette le mani bene, va un pochettino scomposto a terra e quindi ecco, magari se ci va di pugno, magari la respinge, forse è meglio perché poi gli rimane sotto davanti al calciatore, che è stato abbastanza semplice buttarla dentro. Certo. Fabio, sei d'accordo con l'interpretazione che ha dato Meco Monaco? Sì, come no, ha detto bene il mister, quella è una palla che più delle volte se il portiere esce, è già difficile che di solito in Serie C escano, la dovrebbe respingere col pugno, lui pensava di bloccarla facilmente, magari non si era accorto che aveva degli uomini davanti, non è stato un intervento molto pulito, in effetti. Intanto in 16 minuti di trasmissione sono già quasi due le piazze dove ti vogliono, mister. Allora, da Giulianova ti chiedono se è vero che vai a Giulianova. A Chieti ti dicono, a Chieti ti aspettiamo. Stai battendo ogni record, sono già due piazze. Che piazze, chiedi Giulianova. Ma è Una vero che piazza vai, come ti importante. hanno scritto, è vero che vai a Giulianova l'anno prossimo? Adesso io ci provo a buttarla lì. Assolutamente no, perché No, hai visto mai? Io la faccio la domanda. io dai, sono stato un ex giocatore del Giulianova nell'85, 86, 86, 87, è una piazza importante, ho tanti amici là, quindi qualche amico scriverà questa, ma non penso che ci sia, insomma, qualcosa di vero in questo momento, perché ancora finiscono i campionati e penso che ancora Certo. stanno pensando, hanno una finale di Coppa Italia e quindi, voglio dire, non so se rimane l'allenatore attuale, quindi Certo. voglio dire, non È ancora molto è ancora, sì, prematuro. penso proprio di sì. Fabio, su questo stop, vediamolo insieme ai risultati e poi alla classifica, perché è chiaro che adesso il discorso va fatto sul Teramo, sì, ma va fatto anche sugli impegni delle altre, perché è arrivata una sconfitta. Oggi non ci sono state mezze misure, nel senso che non si è pareggiato. Mercoledì invece di fatto erano stati tutti pareggi. Tutto sommato, con la sconfitta del Fano, la sconfitta del Forlì, la sconfitta del Mantova, anche se hanno vinto Ancona e Modena, tutto sommato qualche bicchiere mezzo pieno può anche esserci o no? Sì, il bicchiere è mezzo pieno per la classifica. È chiaro che dopo un trend di partite positive, Bicchiere mezzo pieno, tra virgolette, perché comunque si arriva certo, da una sconfitta, eh. una sconfitta in casa comunque lascia sempre i suoi strascichi. Per il morale, in questo momento, magari muovere la classifica anche con un solo punto era tanta roba, come si suol dire. Quindi bisognerà rimboccarsi le maniche. Adesso il campionato entra nel vivo, mancano le ultime 4 partite. Ogni passo falso potrebbe costare caro. La vittoria dell'Ancona credo che per il Teramo comprometta poco, semmai qualcuna delle squadre sotto si dovrà guardare alle spalle, ma Più il sette, Fano, dici? sì, no, 7 punti, recuperare 7 punti a 4 giornate dalla fine per una squadra che ha vinto poco mi sembra utopia, però può Certo. succedere di tutto lo stesso. Peraltro nel prossimo weekend ci sarà Teramo-Forlì, secondo impegno casalingo consecutivo. Andrea, ma questa sconfitta tiene il Teramo in media? Non è una buona sconfitta. Per come è andata la partita, bisognava portare a casa lo 0-0. Il Teramo doveva portare a casa lo 0-0, doveva finirla in parità.
e si dava continuità e poi c'era anche un vantaggio di classifica concreto. Invece non è il modo migliore per arrivare alla partita con il Forlì, che pesa tantissimo, pesa ancora di più dopo questa sconfitta. È chiaro che tornano in auge, cose che noi già sapevamo, perché poi non è che in un attimo guarisci del tutto da tutti i mali. Magari ti compatti, diventi ancora più gruppo, migliora la fase difensiva, però dei limiti restano. Così oggi il Teramo ha concluso molto poco contro la Reggiana. Ad Ancona il Teramo ha fatto un solo tiro in porta. Va da sé che nelle ultime due partite sono arrivati 3 punti, ma sono ritornati in maniera prepotente i problemi che ha il Teramo dalla metà campo in su. Andrea, in realtà forse il problema l'abbiamo risolto con questo messaggio. Sì, se lo leggi bene, che sì, devi andare tu, Io non so se riuscirò a seguire ancora il Teramo da qui alla fine della stagione. Vediamo un po' come si incastrano con gli impegni qui in redazione, però se dipendesse da questo, insomma, sarebbe tutto molto più semplice. Comunque dicevo, c'è un'altra questione da dirimere, perché dopo Carraro, Fratangelo, Tempesti, oggi Baccolo. Cioè il Teramo non riesce a trovare il giocatore da mettere dietro la punta, sia Sansovini, sia essa Barbuti. Quindi insomma, io capisco che oramai bisogna badare molto al concreto. Intanto questa azione annullata per fuorigioco a Caidi è lo spunto per dire che i giocatori più pericolosi sono i difensori, come è stato anche Speranza che ha deciso la partita con la San Benedettese. Tutti i problemi ora non si possono risolvere, bisogna badare molto al sodo. Il Teramo lo ha fatto nelle precedenti partite, lo ha fatto ad Ancona dove ha vinto con un tiro in porta. Oggi purtroppo non è stato così e questa carenza offensiva che ha il Teramo oggi è stata pagata, perché poi un errore che si fa in difesa, e ogni tanto ci può stare, nella circostanza è toccato a Narciso commettere un errore dopo tante partite fatte molto bene, e hai perso la gara. Certo. Assolutamente. Allora noi, visto che ha parlato davvero poco fa, andiamo ad ascoltarci Guido Ugolotti, il tecnico del Teramo, che di fatto dice una cosa che abbiamo pensato un po' tutti, che abbiamo detto un po' tutti, forse anche un pareggio a un certo punto poteva stare bene, avrebbe mosso la classifica, e invece uscire con una sconfitta è decisamente peggio. Lo ascoltiamo. Ma noi i piedi non li abbiamo mai staccati da per terra, forse qualcheduno pensava di aver risolto tutti i problemi, non io, assolutamente. Sapevo perfettamente le difficoltà di questa partita, avevamo fatto dei cambi, ci eravamo messi anche in una situazione di essere un pochettino più coperti con un centrocampista a ridosso di una punta, perché sapevo perfettamente che in alcuni ruoli noi siamo, come caratteristiche, siamo un pochettino corti, di conseguenza giocare 3 partite in una settimana, e oggi si è visto, perché alla fine eravamo veramente stanchi. Compromette un pochettino il percorso che avevamo fatto, perché nonostante avessimo fatto 4 partite e 10 punti, eravamo sempre in zona play-out, di conseguenza ci siamo ancora e dobbiamo tirarci fuori. Abbiamo un'altra partita in casa di fondamentale importanza, è normale questa, speriamo che non pesi, perché torno a ripetere, forse oggi al di là del risultato, il risultato più giusto poteva essere un pareggio e dovevamo accontentarci. È quello il grande dispiacere, perché alla fine l'ho detto dalla prima partita col Sud Tirol, che quando si è in una situazione in cui bisogna tirare fuori la testa, anche il punticino, non essere belli, essere concreti. Oggi purtroppo a un certo punto ci siamo chiusi un pochettino per il semplice motivo che non riuscivamo, facevamo fatica, si è visto palesemente, perdevamo palloni, abbiamo rischiato 2 o 3 volte con Ilari la seconda munizione, però torno a ripetere, abbiamo fatto fatica, qualcuno ha fatto molta fatica. Chi ha giocato soprattutto le 3 partite di seguito ha fatto molta fatica, di conseguenza stravolgere una squadra, noi non siamo una squadra che può essere stravolta, abbiamo delle basi, abbiamo delle colonne portanti, e se queste colonne portanti non danno il 100%, non sono in grado del 100%, è normale che possiamo andare un pochettino in difficoltà. Detto questo, abbiamo trovato una squadra, e noi per caratteristiche, quando troviamo le squadre che si chiudono, la Reggiana è venuta con 8 difensori, ci ha chiuso tutti gli spazi, sapendo perfettamente qual è il nostro modo di giocare, sono stati bravi, poi quando ha visto che entravamo un pochettino in difficoltà ha fatto i cambi giusti, perché ha i giocatori per poter cambiare di punto in bianco la partita, e sono stati decisivi, perché l'ingresso di Sbaffa e di Guidone sono stati 2 giocatori che hanno fatto la differenza. A Spighi ha sempre questi infortuni un pochettino che non riusciamo a capire, probabilmente il terreno di gioco, non lo so, penso sia una botta.
botta, mi auguro che sia una botta, che non sia una ricaduta sullo stesso problema, perché sarebbe grave. Ah beh, ma quando sono le giornate storte, cioè oggi onestamente, ma non è che io mi devo giustificare sull'errore o prendere, cioè l'errore ci sta nella partita, il portiere fa parte della squadra, altre volte ci ha salvato, oggi non ha fatto bene, però come non ha fatto bene lui non abbiamo fatto bene tutti, non ho fatto bene io nelle scelte iniziali, però torno a ripetere, una partita che per come si era protratta durante l'arco dei 90 minuti era una partita che non dovevamo assolutamente perdere. Ma sono scelte, Carrara aveva già giocato dietro la punta in due occasioni e probabilmente non ero rimasto soddisfatto, Baccolo aveva giocato giovedì una partita egregia, si era fatto trovare pronto, oggi probabilmente il primo caldo l'ha un pochettino abbattuto, ma non è quello, per giocare in questa maniera dobbiamo avere il supporto di tutti, oggi abbiamo giocato un livello sotto tutti costantemente, perché partendo anche dietro abbiamo fatto errori che di solito non facciamo, e di conseguenza quando incomincia a commettere determinati errori esalti anche l'avversario, che onestamente è venuto e sembrava quasi che si volesse accontentare. Ah, guarda, la scelta era che loro, avendo Marchi che giocava da quella parte e giocando prevalentemente attaccando la profondità, mi serviva un giocatore più in marcatura, per quello la scelta di Sales di metterlo da quella parte. Poi loro hanno cambiato completamente, perché hanno sempre giocato con un 4-3-1-2, oggi per la prima volta in stagione hanno giocato con un 4-4-2 molto bloccato, di conseguenza non si poteva cambiare, si doveva interpretare in maniera diversa e non siamo stati bravi a farlo, però questo non significa, noi siamo stati bloccati anche dall'altra parte, perché onestamente anche dalla parte destra nostra non è che abbiamo fatto grandissime cose, di conseguenza è un po' tutta la squadra che è andata un pochettino a ritmo ridotto, ma questo me lo poteva aspettare, perché torno a ripetere, per noi giocare tre partite in una settimana non è facile. Oh, queste le parole di Guido Golotti. Mister, io ti chiedo, fino a che punto un allenatore all'interno di un trittico di partite in una settimana, considerando che tre partite le giocano anche gli altri, partiamo da questo presupposto, perché altrimenti sembra solo il Teramo abbia giocato tre partite, fino a che punto si può cambiare quando sei in una posizione delicata di classifica? Guarda, non è mai semplice, non è, perché poi ecco, dare anche un giudizio dall'esterno perché non conosci la situazione è difficile, insomma, però insomma era una partita che assolutamente non si doveva assolutamente perdere, anche il punticino secondo me muoveva la classifica, l'ha detto anche l'allenatore, purtroppo ci sono stati secondo me degli errori individuali che hanno permesso alla Reggiana di vincere questa partita. Hanno avuto anche altre occasioni, però ecco, magari dopo quattro partite fatte bene ci può anche stare. Non doveva succedere, però c'è il tempo per rimediare. Io spero che il Teramo possa tirarsi forse fuori da questa situazione, che è una situazione che a inizio anno nessuno si aspettava, perché penso che il Teramo comunque ha un organico secondo me molto buono, però poi quando le annate nascono male a volte possono finire pure peggio, certo. Quindi speriamo bene per il Teramo, ecco. A proposito di portieri, prima alle mie spalle vedevo che si stava scaldando Reina del Napoli, ti continuano a sollecitare su quell'intervento, ti dicono perché dicono la palla era una palla lenta, infatti bisognava proteggere e portarla al petto, quando il portiere esce in area piccola comanda lui. Assolutamente sì, è un errore, però ecco, magari se non la prendi comunque non la devi lasciare lì, certo. dove cadi, quindi o la prende la palla, è un errore individuale, è un errore del portiere, è anche abbastanza secondo me clamoroso, che ci sta, perché chi gioca in porta sa che può accadere e niente, ha ragione il telespettatore. È brutto in questi casi essere portiere, perché magari stasera parliamo anche 10 minuti di un singolo errore di un giocatore che ha giocato fino a questo momento benissimo, non bene, benissimo, e purtroppo una mezza incertezza. Meco Monaco, è vero che il presidente del Matelica vuole sempre avere l'ultima parola sui giocatori e sulla formazione? È inutile parlare più di questa situazione. È un presidente che ha soldi, ha costruito una squadra molto forte, soprattutto a livello individuale.
che voglia avere l'ultima parola, penso che tutti i presidenti vogliono avere l'ultima parola, magari lui un pochettino particolare, però ho combattuto anche questa cosa, ecco, diciamo questo. Ma come mai, è una cosa che si chiedono in molti, la società del Matelica sono anni che spende soldi e non riesce mai a vincere, non può essere sempre colpa degli allenatori, mi sorge il dubbio che forse il presidente e la società ad essere inadeguata è da terza categoria. Beh, e poi tutto il resto. Peraltro è uscita in settimana anche una voce di un, non tanto un interessamento del presidente del Matelica alla Maceratese, ma che da Macerata lo stiano chiamando. Però come mai il Matelica non riesce oggettivamente a vincere nonostante sia quasi tutti gli anni in partenza la formazione strafavorita? Guarda, io sono ancora un tesserato del Matelica, quindi mi rimane difficile adesso parlare di queste cose. Io purtroppo sono subentrato in una situazione secondo me non semplice, ma non semplice non per la qualità dei calciatori che avevo a disposizione, perché di calciatori ce ne avevo tanti ed era difficile anche sbagliare e metterli in campo. I problemi possono essere altri che sinceramente non mi va di dirlo in televisione. Io ho detto quello che pensava il presidente, diciamo che io ho avuto un rapporto conflittuale da subito perché determinate cose non mi andavano bene, però purtroppo chi comanda è sempre il presidente, sempre l'ultima parola. E soprattutto il risultato del campo, se ti dice bene, come allenatore hai forza, se poco ti dice male, poi va un po' tutto a rotoli. Peraltro che ci sia qualcosa oltre la figura della conduzione tecnica, lo vediamo, infatti negli ultimi giorni sono stati messi fuori rosa Esposito, Titone, insomma due fiori all'occhiello della campagna acquisti del Matelica. Sono giocatori che ha voluto fortemente Esposito, ha voluto fortemente mantenere il presidente. Titone è stato un acquisto voluto fortemente dal presidente. Se noi andiamo a parlare del valore di questi giocatori, sono giocatori assolutamente indiscutibili, però poi bisogna metterli in mezzo a campo tutti insieme con delle loro caratteristiche, con l'aspetto caratteriale che a volte in mezzo al campo può fare la differenza. Adesso ripeto, mi fermo qui perché certo, non mi va. Vabbè, chiaro, no, assolutamente. Di trovare scuse, perché io penso che quando un allenatore fallisce un obiettivo importante, perché l'obiettivo del Matelica era dichiarato da tutti che era, si doveva stravincere questo campionato, e evidentemente anche io non sono riuscito a cambiare quelle cose che magari da anni dicono del Matelica per vari motivi. Adesso la motivazione io dentro la so, ma mi sembra corretto che io la tengo per me, e fermo restando che gli addetti ai lavori sanno un pochettino quali sono le situazioni. Mi dispiace, perché è una società, è un presidente che investe tanto e secondo me forse con meno e con un'ottica diversa del calcio forse si potrebbe fare meglio, però i soldi sono suoi, comanda lui, può fare quello che vuole. Certo. Allora, per rispondere al messaggio del nostro telespettatore sulla presenza di William, che salutiamo peraltro, no, non è vero che non viene più in trasmissione, viene quando di solito il Pescara gioca la domenica, perché noi, come sapete, ci concentriamo, visto che si tratta della domenica, tra virgolette, la nostra domenica sportiva, ci concentriamo prevalentemente sulle partite che si giocano di domenica, quindi quando ci sono delle squadre che giocano di sabato, tra cui anche il Pescara, come è successo in questa settimana, ovviamente ne parliamo in maniera ridotta, perché peraltro c'è il nostro sito, c'è la nostra pagina YouTube dove potete consultare, riconsultare, linkare, rilinkare, embeddare, fare quello che volete rispetto ai nostri contenuti. Prima di sentire Menichini ci dobbiamo fermare però per la pubblicità, non cambiate canale, poi continuiamo a parlare ancora per un po' di Teramoreggiana e poi tutta la pagina dedicata alla Serie D, a tra poco.
Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, mentre vedete alle mie spalle sempre lo Stadio Olimpico di Roma con la Lazio che continua il riscaldamento, alle 20.45 il posticipo di Serie A, questo invece è il riscaldamento di Koulibaly, quindi passiamo sul fronte Napoli. Vi avevo promesso Leonardo Menichini, tecnico della Reggiana, vittorioso oggi al Bonolis, ce lo ascoltiamo. Sì, potevamo averla fatta anche prima. Oggi è arrivata questa vittoria, siamo contenti, ma insomma sono contento soprattutto della prestazione, perché la squadra ha saputo soffrire, non è che abbiamo soprattutto il primo tempo non è che abbiamo fatto grandi trame di gioco, perché tutte e due le squadre erano penalizzate un po' da questo campo, no? Rimbalzo irregolare, e quindi diventa difficile giocare con palla a terra, poi c'era aggressione di tutte e due le squadre, quindi gli spazi erano ridotti. Nel secondo tempo, dopo che abbiamo sbloccato, abbiamo avuto anche gli spazi per poter creare e raddoppiare. Però diciamo, sono contento della squadra sotto il profilo della determinazione, dell'agonismo, della concentrazione. No, ma non è che c'era un calcolo per governarla. C'era una squadra di fronte a noi che sta in salute, è una squadra che sta in salute nelle quattro partite aveva fatto 10 punti, no, è una squadra che da quando c'è Golotti che sta facendo un grande lavoro, ha rivitalizzato questa squadra, è una squadra che può battere tutti, e quindi non era un calcolo, era un modo, cioè dovevamo essere aggressivi, non mollare niente, perché altrimenti se andiamo in campo con un pizzico di presunzione sicuramente si sarebbe persa. Invece abbiamo saputo soffrire nei momenti chiave della partita e poi abbiamo trovato qualche ripartenza dove su una di queste siamo stati bravi a fare gol. L'ho intravisto un attimo e comunque insomma, ci credo. Non lo sarei nemmeno io per il risultato, però è chiaro che ho visto comunque una squadra, il Teramo viva, una squadra fatta di giovani, un mix giusto, giovani e anziani che possono togliersi delle soddisfazioni. Questo era Leonardo Menichini. Nel frattempo sono arrivati i saluti da Pratola. Vabbè, sei di zona lì. Quelli che scrivono bene sono tutti amici. Io posso dire solo che sono estremamente. Vabbè, quelli anche che gente scrivono, che ti non lo so, conosce, non lo so, magari. Molto probabilmente. Questo è un mondo dove purtroppo l'invidia regna. Io posso solamente dire che ho provato a fare il mio, sono dispiaciuto per non essere riuscito a cambiare alcune cose, ho lottato con grande forza, evidentemente qualcosa, più di qualcosa, ho anche sbagliato, quindi io faccio sicuramente autocritica sul mio operato, perché comunque si doveva, poteva fare di più. Quando poi ecco, c'è un fallimento relativo, perché comunque la squadra è seconda in classifica, parliamo di una squadra che sta davanti, che vince sempre. Io, se ricordo, l'anno scorso il Campobasso dopo 12 partite era terz'ultimo, cioè, voglio dire, è normale che tutti, certo, si aspettavano il Matelica che dominasse. Jacopo, sì, Andrea. No, io volevo sapere dal mister, visto che arrivano saluti da Pratola, come sta seguendo il campionato dei Nero Stellati, che sono primi in classifica in eccellenza a 2 giornate dalla fine. Ma guarda, i Nero Stellati, conosco benissimo la situazione, perché il presidente è un mio carissimo amico, voglio dire, ci vediamo spesso, ci sentiamo spesso, non è venuto niente al caso, perché comunque certo non ci si aspettava magari, ecco, di arrivare lì davanti in questo momento, però loro hanno saputo costruire una squadra importante, perché ci sono dei giocatori importanti per la categoria, però ecco, magari ci si aspettava forse più il Francavilla o magari altre squadre. Sorride Andrea Cosentini, perché quando hai detto giocatori importanti per la categoria, secondo me già c'era in mente uno. Ma sì, assolutamente, no, parliamo di Vitone. Tu fai riferimento a Vitone, ma io ti dico anche Omar Valente, ti dico Palombizio, ti dico Isotti,
Alfredo Meo, insomma, è una squadra che ha una buona squadra. Ce ne sono diversi, c'è il ragazzo, un certo Del Gizzi, che non è niente male, che secondo me è pronto per giocare in categorie diverse. Voglio dire, hanno fatto una buona cosa, sono stati bravi, un pizzico fortunati, perché questi giocatori ce l'hanno tutti lì nella zona, quindi i costi sono anche contenuti e sono contento per il presidente, per l'allenatore, che è un caro amico, è stato un ex compagno mio di squadra, pure abbiamo giocato insieme, che merita sicuramente questi successi. Assolutamente. Fabio, siccome stiamo per entrare nel capitolo ampio di Serie D, apriremo con Pineto Fermana, che tu oggi hai visto. Di fatto, anche se è arrivata la vittoria della Fermana, sorrisi per entrambi, perché la Fermana ha ipotecato la Lega Pro e il Pineto invece matematicamente ha centrato la salvezza. Che partita hai visto? Innanzitutto, bella cornice di pubblico. Beh sì, c'era molta gente, specialmente da Fermo. Partita che probabilmente il Pineto non meritava di perdere, perché ha fatto una buona gara, era attento. Ad un certo punto pensavo che si potesse incanalare dopo il pareggio sull'X, perché magari andava bene a tutti e due. E invece poi la Fermana ha trovato un gol fortunoso, il secondo con D'Angelo. Sì. E poi dopo mancava troppo poco tempo per provare a pareggiare la partita. Ci hanno provato, hanno inserito anche Cacciatore, hanno inserito pure Ganci, che aveva già entrato, però la Fermana, l'avevo già detto l'altra volta, parlando pure della squadra dove allenava il mister, in quella breve esperienza che sono stato là con Cappellacci a Castelfidardo a fargli il secondo, abbiamo giocato contro tutte e due le squadre, e anche se il Matelica, come diceva il mister, aveva più individualità, però mi è sembrata meno squadra dal punto di vista della abnegazione, del sacrificio, della voglia di arrivare al risultato. La Fermana è una squadra più cinica, più attenta, più brutta da vedere, magari, se vogliamo, però con qualche individualità importante nel reparto offensivo, che comunque la partita gliela spesso facevano vincere. E quindi già da lì dissi al mister, a Roberto: per me il campionato lo vince la Fermana. Cioè, preso di fatto, sì, manca solo il crisma della matematica. Io poi alcune cose che ha detto il mister le so anch'io per vie traverse. Chiaramente lui non si è voluto sbilanciare, perché è giusto così, ma io lo capisco, perché lavorare in quella situazione non era facile per lui, e secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Poi è chiaro che quando fai delle scelte così delicate, quando c'hai dei giocatori che hai pagato determinati soldi, magari sono scelte impopolari, ma lui aveva visto lungo e probabilmente non sarebbero stati gli unici due che voleva togliere. Assolutamente. Cominciamo con la Serie D. Servizio di apertura, Pineto Fermana 1-2, il servizio firmato per noi da Roberta Di Sante. Vediamo. Pur offrendo una prestazione da grande squadra, non ce la fa il Pineto ad aver ragione della capolista Fermana. I biancazzurri, pur mettendo sotto la formazione di Flavio Destro, si fanno recuperare e poi sorpassare nel finale, ma anche in virtù della sconfitta del Castelfidardo c'entrano la matematica salvezza con 3 giornate di anticipo. Ma andiamo con ordine: 4-1-4-1 per Amaulo, che conferma per 10 undicesimi la formazione vittoriosa a Civitanova, con la sola variante in avanti di Palumbo per Ganci, che parte dalla panchina, a Marcord per l'ex di turno Mariani, prelevato a dicembre proprio dalla Fermana. Destro, che deve rinunciare allo squalificato Senè e in extremis anche a Capitan Comotto, risponde con un 4-3-3, inserendo al centro della difesa Manè in coppia con Ferrante, mentre in avanti il trio d'attacco è composto da Petrucci, Molinari e Margarita. Avvio bruciante dei locali, neppure un giro di lancette e Palumbo da distanza ravvicinata impegna Valentini. Passa un minuto e sugli sviluppi della punizione di Proietti, Cercelluti gira in porta, ma l'estremo giallo-blu non si fa sorprendere. I biancazzurri locali sono più propositivi in avanti e al 19esimo sfiorano il vantaggio con un colpo di testa di Palumbo, che sorvola di poco la traversa. Insiste il Pineto, che al 26esimo in contropiede con Cercelluti chiama Valentini ad un'uscita disperata. La Fermana si salva come può, ma soffre in questo frangente della gara la pressione del Pineto, che alla mezz'ora tenta la conclusione dal limite con Palumbo, ma la sfera si impegna.
Cina, oltre la traversa. Break dei canarini di destro al 35esimo con Petrucci, uno dei più attivi, che mette in movimento D'Angelo, ma la girata non crea problemi. La partita è godibile, le due squadre si fronteggiano a viso aperto in campo e anche sugli spalti è spettacolo, con i tantissimi tifosi gialloblu giunti al Mariani Pavone per sostenere la volata promozione dei canarini. E proprio in extremis, dopo un'ottima prima frazione giocata dai ragazzi di Amaulo, il Pineto rischia di incassare la rete dell'1-0 fermano quando Petrucci beffa Fiumara sulla destra e serve Molinari sul filo del fuorigioco con il diagonale del centravanti che sfiora il palo alla destra di Giachetta. Brividi per il Pineto, che però riesce a rientrare negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Nel secondo tempo il leitmotiv non cambia, sono sempre i locali a fare la partita e dopo 2 minuti dalla ripresa dell'ostilità trovano il meritato vantaggio con Palumbo, che finalizza di giustezza una bella azione corale dei ragazzi di Amaulo. Terzo gol in campionato per il centravanti biancazzurro. La reazione fermana però non si fa attendere e si sviluppa sull'asse Cremona-Molinari, con il centravanti che piazza il diagonale ma viene fermato in posizione di offside dal direttore di gara Maninetti. Risponde colpo su colpo il Pineto al 17esimo, corner di Proietti e testa di Palumbo, questa volta solo l'esterno della rete per lui. Al 26esimo, gran discesa di Ciarcelluti sulla destra, che entra in area, vince un rimpallo e mette in mezzo per Ganci, ma un ottimo Manè chiude in anticipo sul centravanti pinetese. Alla mezz'ora prova anche Mariani, ma la conclusione è al lato, quindi Destro decide di mettere dentro anche un altro attaccante, Valdés, e la fermana a trazione anteriore si riversa in avanti dopo la mezz'ora nel tentativo di recuperare le sorti del match, e al 32esimo trova il pari sugli sviluppi del corner di D'Angelo quando Gadda in scivolata sul secondo palo anticipa tutti e insacca alle spalle di Giachetta. Ora la fermana spinge mentre il Pineto, che ha speso moltissimo, soffre nel finale il ritorno degli ospiti che beffano i biancazzurri proprio in extremis. Scherzo del destino, a punire forse oltremodo gli abruzzesi è il lancianese D'Angelo, che servito da Cremona calcia direttamente in porta dalla destra, sorprendendo Giachetta e regalando i 3 punti alla capolista. Molto probabilmente la sfera subisce anche una leggera deviazione sotto porta prima di entrare in rete. Festeggia così sotto il settore dei propri tifosi la 16ª vittoria in 19 partite la fermana, a cui manca ancora un punticino per la matematica, ma che allunga ulteriormente sul Matelica, ora a meno 11. Una matematica che invece c'è per il Pineto, che non riesce a completare la festa con un risultato positivo, ma che conserva la categoria dopo una grande rimonta nel girone di ritorno e una prestazione oggi importante contro una grande squadra. Faccio fatica a commentare una sconfitta, però il calcio ci sta. Faccio fatica a essere deluso e amareggiato dopo una prestazione importante della squadra, dopo aver raggiunto la matematica salvezza a 3 giornate dalla fine, quindi per noi è un traguardo importantissimo. L'abbiamo centrato con una sconfitta, però con una grande prestazione, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi, di quello che hanno fatto oggi, di quello che hanno fatto nelle partite precedenti, quindi posso essere soltanto dire grazie alla squadra per la prestazione fornita oggi. L'obiettivo è arrivato, questa è la 10ª salvezza in carriera per mister Amaulo, insomma. Ma io non guardo l'obiettivo mio personale, ma l'obiettivo interessava quello societario, era quello di mantenere la categoria. L'abbiamo fatto con merito, ripeto, giocando alla pari con squadre importanti come la Fermana, che vince oggi, probabilmente ha chiuso il campionato in modo definitivo, e questo girone di ritorno abbiamo giocato alla pari con squadre importanti come Matelica, Vispesero e via dicendo. Quindi la squadra ha dimostrato di essere una squadra importante, che ha dimostrato di valere la categoria, quindi questo mi gratifica, penso che dia soddisfazione anche all'ambiente e alla società. Mister, è stata una stagione durissima, una stagione in cui c'è stato tanto da soffrire, la svolta è arrivata dopo quella famosa partita contro il Castelfidardo, poi la squadra ha cambiato marcia. Sì, a volte magari sono più importanti le sconfitte che le vittorie, e la sconfitta in casa con il Castelfidardo è stata una sconfitta e su cui abbiamo riflettuto e siamo ripartiti con una carica e un'energia importante, e ci ha permesso di fare dei risultati importantissimi, e questo ci ha permesso di raggiungere la salvezza 3 giornate dalla fine, quindi un grande risultato. Peccato per oggi, perché sarebbe stata la ciliegina sulla torta fare un risultato contro la Fermana. L'avremmo meritato, però poi il campo è
ha detto che usciamo sconfitti, quindi bisogna prendere atto di questo e fare onore alla Fermana che ha portato via la vittoria. Manca un punto se non sbaglio. Una vittoria bella in rimonta in un campo difficilissimo contro una squadra in salute che ci ha veramente impegnato fino alla fine. Quindi siamo contenti, ma penso manchi un punto ancora, credo un punto. Quindi non è ancora finita. Loro stavano giocando belli, bene, bene, coperti, ci concedevano poco, noi eravamo un po' stanchi, siamo un po' stanchi. Però col cuore anche oggi siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante, veramente bella. Sono contento per i tifosi che si meritano questa gioia di questa vittoria e speriamo giovedì. Ecco, dicevo ancora. Beh, questo noi sappiamo di avere un valore aggiunto rispetto a molte altre squadre, un pubblico che ha fame di calcio, che ama la propria squadra, anche oggi lo ha dimostrato, e vedere i nostri tifosi felici a noi ci riempie il cuore. E dunque la Fermana lanciatissima verso la Lega Pro, il Pineto che riesce a centrare, e in questo Fabio Amaolo si conferma mago delle squadre, non solo quelle che lui costruisce dall'inizio, ma anche prese in corsa, perché l'anno scorso mezzo miracolo con la Vispesero e non era la prima volta. Quest'anno il Pineto lo ha salvato con 3 giornate d'anticipo, insomma tanta roba. Eh sì, leggevo, non lo so se leggevo da qualche parte, forse è la 10ª salvezza consecutiva, sì. Che lui poi è un allenatore che spesso subentra, e quindi complimenti. È chiaro che Pineto, senza nulla togliere al lavoro di Amaolo, aveva dei valori tecnici, specialmente da dicembre in poi. Ecco, ma sei d'accordo con questo messaggio? Con questa squadra, se la davano ad Ammazza l'Orso, con questi giocatori si trovava in zona playoff? Cioè, una squadra che è vero che è stata corretta molto in corsa. Nel calcio non c'è mai la controprova in questi casi qua, però Ammazza l'Orso l'anno scorso aveva fatto un bel lavoro, quest'anno un po' meno, infatti la società ha deciso di cambiare, quindi non credo che avesse potuto influire più di tanto, perché poi io anche con Ammazza l'Orso l'ho vista la squadra qualche volta, quando ero fermo anch'io. Non mi sembrava che giocassero tanto meglio di come giocano adesso, anche se è vero che hai preso dei giocatori che magari ti hanno dato qualcosina in più, questo ma non dal punto di vista del gioco, di come comunque puoi gestire una fase offensiva, perché non era una squadra che impostava tanto da dietro prima, e non lo è nemmeno ora, perché gli manca secondo me un grande mediano che fa girare un po' la squadra, una squadra che gioca un po' più sulla ripartenza e su qualche lancione, sperando poi di recuperare una seconda palla. Questo Palumbo ti piace come attaccante? Sì, mi piace, è un buon finalizzatore, secondo me renderebbe meglio con un'altra punta vicino. Quindi non il 4-1-4-1 a cui siamo abituati in queste ultime partite, ma tu magari faresti per un 4-4-2? Beh, se quell'uno è Ganci o Cacciatore andrebbe bene, però più delle volte è un centrocampista, quindi non è semplice per un attaccante con le sue caratteristiche giocare da solo. Secondo me ha bisogno di uno che gli snellisca un po' il lavoro, però ha fatto bene. Intanto sono iniziati i posticipi di Lega Pro, intanto mister... anche Pineto si aggiunge alla lista io non ti giro il messaggio che diceva voci di corridoio ti danno l'anno prossimo al Pineto, ti giro la seconda parte del messaggio, ovvero ti piacerebbe, dopo l'esperienza Recanati l'anno scorso, l'esperienza Materica quest'anno, ti piacerebbe ritornare ad allenare in Abruzzo? Innanzitutto mi piacerebbe allenare, che è la cosa più importante, poi ecco, magari stare un po' più vicino casa. Sicuramente sì, perché comunque mi permette di stare sicuramente più vicino alla famiglia, perché stare lontano comporta dei sacrifici. Adesso Pineto o un'altra squadra, ecco, speriamo che ci sia la possibilità di tornare a lavorare. Non è semplice, perché giustamente dopo diciamo un esonero, sai, non è mai semplice, però io sto con la coscienza a posto, voglio dire, ho fatto il mio lavoro come potevo, col massimo impegno. Ecco, spero che qualche altra squadra mi dia la possibilità di poter continuare il lavoro che ho intrapreso tanti anni fa, perché
Io ripeto sempre che questa categoria io l'ho guadagnata sul campo, non è che mi hanno chiamato ad allenare in categoria superiore, magari come qualche altro mio collega, ma senza nulla avere contro i miei colleghi che magari allenano in categorie superiori e magari senza esserci arrivati magari tramite un passaggio di vittorie di campionato. Quindi l'ho fatto sul campo attraverso dei sacrifici. Ho avuto delle annate dove la società è stata assente, però per quanto mi riguarda a livello dei risultati mi sembra che comunque li ho ottenuti un po' dappertutto. Quando ho avuto la possibilità di avere anche una società, ripeto, Reganati l'anno scorso, mi sembra di aver fatto un ottimo lavoro. La chiamata del Materica molto probabilmente è venuta dal lavoro che avevo fatto anche l'anno scorso, però ripeto, nell'arco della carriera può accadere anche queste cose dove io me ne assumo tutte le responsabilità, perché è giusto che sia così. L'allenatore deve mettersi tutto sopra le spalle, però dentro di me so perché è successo il tutto, ecco. Prima di vedere un episodio da Moviola di Pineto Fermana, c'è un consiglio che daresti ad un giovane allenatore come Fabio Ferraresi? Ma noi non ci conosciamo personalmente, l'ho conosciuto questa sera, lo conoscevo da calciatore, calciatore molto intelligente in mezzo al campo, me ne parlano molto bene, me ne parlano perché poi sai quando frequenti gli ambienti calcistici, certo. Si parla, di solito io dico quelli che in mezzo al campo erano bravi tatticamente, erano intelligenti, di solito riescono a fare bene anche il mestiere dell'allenatore. So che ha fatto un passaggio anche con il settore giovanile ed è un passaggio secondo me fondamentale per un allenatore. Adesso bisogna solo che gli si dia la possibilità di allenare, e ci vuole anche un pizzico di fortuna che ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Per quanto riguarda i consigli, lui ha giocato tanto, ha giocato anche più di me, penso che lui abbia tanta esperienza a livello di calcio giocato, che sicuramente poi può riportare tranquillamente in mezzo al campo. Vediamo l'episodio da Moviola, che dobbiamo rivedere, una posizione irregolare, perché poi abbiamo rivista, però la rivediamo per toglierci ogni dubbio. Ecco Maurizio, siamo sul punto, dobbiamo andare al passaggio filtrante tra un po'. Ok, intanto vediamo l'immagine. Gol annullato a Molinari, c'è questa palla, tra un po' arriverà il passaggio verticale per Molinari con Stacchiotti che si ferma. Ecco, fermiamoci qui un po' prima, uno o due frame prima. Ecco, in questo momento come la vedete? Forse in linea? Guarda, io dal campo ero proprio lì sulla zona, perché stavo lì a Pineto in piedi, mi sembrava buono e le immagini mi confermano quello che pensavo dal campo. È partito bene alle spalle del centrale che non vede l'uomo, e probabilmente quello era Pisani o Stacchiotti? Credo sia Stacchiotti, quello di là è Pomante. Ah, ok. Quello lì, il centrale, in quei casi là, quando parte sul filo deve seguirlo. Specie negli ultimi 10 metri, sì. Non deve correre 30 metri alle spalle, sai, adesso molti si fermano, alzano il braccio, però il difensore deve saper correre all'indietro quando c'ha tanto campo alle spalle, e in questi casi qua l'errore non è di Pomante perché non lo vede, e lui non può fare un fuorigioco individuale, lì devi seguire per forza l'attaccante. Assolutamente, questo Molinari che noi ricordiamo qualche stagione fa, la Miternina, davvero tantissimi gol, si conferma giocatore che in Serie D è uno che non solo ci sa stare, ma segna tanto. Sì, ti piace come tipo di attaccante? Attaccante un po' atipico, magari più brevilineo. A me non piace come tipo di attaccante, per come vedo io il calcio, se lo potessi scegliere non lo sceglierei, però è chiaro che in categoria ha sempre dimostrato. Preferisco sempre più un attaccante che gioca un po' più con la squadra, mi sembra uno, anche quando si è giocato contro l'ultimo anno che giocavano i dilettanti, che sia un po', che si esuli dal gioco, che viva solo in funzione del gol. Non lo vedo un attaccante molto generoso, a me quel tipo di attaccante non mi fa impazzire, preferisco uno che fa 5-6 gol in meno, che partecipa di più. Sì.
Ok, noi tra un po' ci dobbiamo fermare, anzi ci fermiamo subito per la pubblicità, sono le 20.35 e poi rientriamo perché ci vediamo a Castelfidardo Vastese, perché poi ci devi raccontare la tua esperienza a Castelfidardo. Breve, ma poi ci racconterai anche di che tipo di esperienza è stata. Ci fermiamo a tra po'. Ori. Di nuovo insieme, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, ci trasferiamo nelle Marche a Castelfidardo mentre c'è il vantaggio della Feralpi Salò 1-0 contro il Bassano. Questa partita interessa relativamente il Teramo, sono due squadre che non sono proprio a tiro della formazione biancorossa, comunque un risultato cambiato. Alle mie spalle sempre lo Stadio Olimpico di Roma, dove tra 3 minuti di fatto inizia Lazio-Napoli, il posticipo di campionato. Castelfidardo Vastese 0-1, il gol vittoria di Umberto Prisco. Ci vediamo il servizio del nostro Andrea Costantini e poi facciamo sentire, ve l'abbiamo proposto anche oggi, le dichiarazioni di Massimiliano Favo, per nulla soddisfatto della vittoria dei biancorossi. Vediamo. Una brutta Vastese c'entra comunque il massimo risultato e tiene in vita le speranze di agganciare il quinto posto e quindi i playoff. Un lampo nel deserto, quello del redivivo bomber Umberto Prisco, vale i 3 punti e pregiudica ancora di più la posizione di un Castelfidardo pieno di limiti ma colpito nel suo momento migliore. Clima primaverile in terra marchigiana, il tecnico Vastese Favo recupera ma manda in panchina Locca, assenti Galizia squalificato e Romano infortunato. La novità è Scutti terzino, con Mensah alzato in mediana, il sacrificato è Di Pietro. Nel Castelfidardo, fermati dal giudice sportivo Pigini e Soragna, Galli al centro dell'attacco, sostenuto dagli under albanesi e Montagnoli. Il primo tempo è contraddistinto da tanta noia, a dispetto dell'importanza della posta in palio per entrambe. L'unico tiro in porta al 19° è di Marconi, Marconato c'è. La soluzione migliore proposta dalla Vastese è la sponda di Prisco per la conclusione di Fiore, deviata in corner. Non sarebbe male neanche l'azione del 41esimo, quando Fiore ricambia il favore, ma Prisco è fermato per un dubbio offside. All'intervallo lo 0-0 è l'unico risultato possibile. Nella ripresa ci si aspetta la Vastese e invece vengono fuori i padroni di casa. Al 7° Montagnoli elude il fuorigioco della Vastese, fila verso l'area di rigore ma sul più bello spara alto. La squadra del patron Bolami è lenta, impacciata e senza idee. Massi al 12° scalda i guantoni di Marconato. Allora Favo al 13° inserisce Di Pietro per Scutti e riporta dietro Mensah. Un minuto dopo Felici sfonda a sinistra, liscio di Orlando, Molinari anticipa Fiore. Ma a metà frazione ancora il Castelfidardo ad avere una clamorosa palla gol. Albanesi serve Galli che gira di prima intenzione ma Marconato salva il risultato. La Vastese sembra provata ma si affida ai suoi uomini migliori. 27° Fiore sguscia e serve Prisco, il cui sinistro è neutralizzato in corner da Molinari. Sul successivo calcio d'angolo di Felici, Prisco incorna in torsione e sigla il gol partita. È la rete numero 11 in campionato per il centravanti che torna a essere decisivo. Nell'occasione l'estremo di casa colpisce il palo con la spalla, resta a terra ma cerca di proseguire. Manzo dopo un paio di minuti spedisce al lato, poi Molinari richiama l'attenzione della panchina, non ce la fa e coi cambi esauriti è il difensore Marconi a doversi improvvisare portiere. Ma il finale non riserva più nulla, il Castelfidardo vede avvicinarsi lo spettro della retrocessione, la Vastese sfrutta il riposo della Samorese e si porta a -2 dal quinto posto, ma per centrare l'obiettivo bisognerà svoltare e cambiare atteggiamento, lo riconosce in primis l'allenatore Massimiliano Favo. Roma è una vittoria che non mi soddisfa, cioè non è la squadra che piace a me, che ha la personalità che voglio io, cioè, è una squadra che così fa fatica in ogni caso e poi arrivare così ai playoff non so a cosa serva. A me piace un altro atteggiamento, un'altra, lavoriamo per altri, con altri canoni e non mi piace, così non mi piace, nel senso che sì, sarebbe troppo facile cullarsi sulla vittoria. Non mi piace il tipo di prestazione, non mi piace l'atteggiamento timoroso. Noi dobbiamo giocare con un altro entusiasmo, siamo anche nella tranquillità di poterlo fare, non vedo perché non poterlo fare. Vorrei una squadra con un'altra personalità, ma lo dico quando pareggio, lo dico quando perdo, lo dico oggi. Evidentemente questa è una squadra così, abituata. Che è stata costruita con certi canoni di attendismo. A me non piace, però entrare nelle teste a volte diventa difficile. Sono contento per loro della vittoria, perché comunque sono dei ragazzi che danno sempre tutto, però sai, alla fine anche in 10
gli altri, senza un portiere vero in porta, avrei preferito un atteggiamento assolutamente diverso nel possesso di palla, nella manovra, nel tenere il gioco. Non mi piace. Non so come l'avete vista voi, ma faccio fatica a commentare questa sconfitta, è assolutamente immeritata. Purtroppo questo episodio ci ha condannato, quindi penso che non trovo veramente le parole per dire, per spiegare questa sconfitta, però purtroppo bisogna accettarla. Onore e complimenti a chi ha vinto, perché nel calcio quello che conta sono i numeri, loro non si sono portati a casa 3 punti. Il portiere Molinaro come sta? Cosa gli è successo? Forse ha avuto un problema alla spalla, da valutare, è andato all'ospedale, ora vediamo un po', speriamo che sia poca cosa. Poche partite, bisogna giocare il tutto per tutto a questo punto. Ma io penso che oggi la squadra la prestazione l'ha fatta, credo che sia stato, abbia tenuto il campo molto meglio rispetto alla Vastese. Abbiamo creato di più, purtroppo su un calcio d'angolo che pensavo che era, non poteva essere mai pericoloso, abbiamo subito sto gol un po' rocambolesco e siamo stati penalizzati da un episodio. Si può essere, abbiamo scoperto Andrea, scontenti, molto scontenti anche di una vittoria, e non è una frase ironica, nel senso che effettivamente abbiamo sentito Favo anche con delle ragioni, se vogliamo, perché dice ci sta, va bene la vittoria, però ci vuole un altro atteggiamento, perché il campionato agli sgoccioli, e nel caso in cui ci qualificassimo per i playoff è chiaro che non possiamo permetterci di fare prestazioni come quella di oggi. Tu oggi la partita ce l'hai raccontata e spesso e volentieri nei collegamenti ci hai detto partita brutta e poco da segnalare. Ecco, ha ragione brutta, Favo. Partita brutta e Vastese è brutta. Ricorderai che poi nel secondo tempo avevamo parlato di una squadra che, se c'era da stare in vantaggio, chi tra le due doveva stare in vantaggio era più il Castelfidardo nel secondo tempo, perché aveva spinto di più, aveva creato anche 2 importanti palle gol, e quindi stavamo commentando una Vastese non pervenuta sostanzialmente, soprattutto nella ripresa, e un Castelfidardo che stava salendo di livello e aveva avuto 2 importanti palle gol. Poi è arrivato questo lampo di Prisco, un doppio lampo, prima un tiro dalla distanza, calcio d'angolo, da quell'angolo il gol. E poi avete sentito, col portiere fuori dalla partita e quindi dovendo mettere un difensore in porta, lo ha detto anche Favo, in effetti è vero, la Vastese non è stata in grado di impegnare quel non portiere, non è stata in grado di gestire al meglio la partita, anche se poi il Castelfidardo era in 10 uomini, aveva sentito, aveva accusato il colpo del gol subito e quindi non ha saputo creare più di tanto. Ma complessivamente da salvare in questa partita ci sono il gol di Prisco e i 3 punti, che poi sono la cosa che conta di più, ma è chiaro che in una valutazione un po' più complessiva, ha detto Favo, ma se arriviamo ai playoff, ammesso che ci arriviamo, io penso che se la Vastese gioca così non può arrivare ai playoff, i playoff li faranno una tra San Maurese e Agnonese e il San Nicolò, penso, la Vispesaro. Se gioca così la Vastese i playoff non li farà, ma ammesso che ci entri, giocare in queste condizioni a che pro? Non si va da nessuna parte. Io penso sia stata un'analisi lucida. Poi lui ha detto, è una squadra costruita per attendere, io voglio un altro tipo di calcio. Evidentemente in 2 mesi Favo non è riuscito a dare questo cambio di mentalità alla squadra, e quindi in un altro passo dell'intervista, e con questo concetto chiudo, lui dice, fuori casa può anche andare bene, perché se ti attaccano puoi giocare di rimessa, ma quando giochiamo in casa e dobbiamo fare noi la partita andiamo in difficoltà, e infatti in casa la Vastese ha un rendimento a dir poco scadente. Io però la considerazione di Favo, spiegata perfettamente da Andrea, la volevo girare ai nostri ospiti, girandola al contrario, nel senso, è anche vero che probabilmente una squadra come la Vastese nel lungo può, come sta facendo in questo momento, fare un po' di fatica, ma in un mini torneo come il playoff è una squadra pericolosissima. Sbaglio, mister? Io ritengo la Vastese, secondo me, una delle migliori squadre
della categoria, per come è stata costruita e per quanto hanno speso. Secondo me anche il direttore De Filippis ha fatto, secondo me, un ottimo lavoro. Io l'ho vista giocare prima di arrivare a Matelica, l'ho vista giocare 2 o 3 volte. È vero, sì, come dice Favo, che era una squadra che attendeva e ripartiva, però poi quando ripartiva ti faceva male. La stessa cosa è la Fermana e sta vincendo il campionato. Bisogna vedere quello che si cerca in una squadra. Giustamente, se un allenatore cerca di giocare sempre, di avere sempre il pallino del gioco in mano, molto probabilmente quando dice lui è vero. Perché? Perché magari ha giocatori più adatti, soprattutto i due esterni, Felici e Fiore, sono giocatori molto bravi quando vanno nell'uno contro uno, negli spazi. Ma questo succede un po' a tutti, anche a noi, se ci facevi giocare in contropiede, a tutte le squadre. Cioè, tenere il pallino del gioco per tutta la partita, bisogna avere veramente una squadra... Non è facile. Non è facile. In questa categoria, io, l'unica squadra che ho visto palleggiare in maniera, insomma, molto buona, la Vispesaro. Ah, ha avuto, quindi voglio dire, adesso giustamente amareggiato per la prestazione magari, però il risultato su un campo come quello di Castelfidardo, che è sempre un campo ostico, non è mai facile. Giustamente l'allenatore vuole la perfezione, vuole sempre di più, vuole la prestazione migliore. E poi aggiungo un'ultima cosa, io conosco Favo, so che è un buon allenatore, non me ne voglia, ma io non avrei mai tolto Colavito, perché Colavito secondo me stava facendo un buon lavoro. Il primo anno in Serie D ha portato la squadra al vertice, comunque aveva ottenuto i buoni risultati e alla prima difficoltà l'hanno mandato via. E secondo me è stato un campionato che non è mai facile, certo, non è mai... secondo me è stato un po' ingiusto, però poi nel calcio di cose giuste secondo me ce ne sono poche, e come accade sempre paga l'allenatore, perché io penso che Favo sia arrivato nelle 4 partite che ha disputato, ne ha perse 3. Colavito ha appena perso un paio di partite, l'hanno buttato via, l'hanno mandato via, sì, come se niente fosse. Recanati. Poca riconoscenza questo, che secondo me ha effettuato un lavoro molto buono, senza nulla togliere a Favo, che ritengo che sia un grande, un ottimo allenatore, è stato un gran bel giocatore, voglio dire, non me ne voglia lui. Io ritengo che Colavito doveva stare ancora su quella panchina. Chiarissimo, e anche condivisibile per molti versi. Vediamo la classifica, perché a questo punto intanto raddoppio della Feralpi, 2-0 contro il Bassano. Vediamo la classifica di Serie D Girone F, perché a questo punto probabilmente sale ancora di più, Fabio, il rammarico per quello scontro diretto della settimana scorsa, Vastese-San Maurese, giocato in casa, in cui la Vastese, una Vastese sottotono, non è riuscita a trovare il bandolo del gioco, a fare impensierire seriamente la San Maurese, perché probabilmente oggi staremmo parlando di una Vastese quinta. Sì, la San Maurese... Noi non ci abbiamo giocato contro, però ho visto dei filmati, è una squadra che gioca bene, allenata bene, gioca bene, ha un discreto collettivo, quindi io la partita sinceramente non l'ho seguita, non l'ho vista, però ci può stare il pareggio in casa con la San Maurese. Purtroppo è una squadra che non è lì per caso, e quindi, però dagli asterischi sembra che... Quelli di asterischi sono per le partite. No, dico, purtroppo... sembra che comunque debba giocare 3 partite, giusto o sbaglio? Perché avendone solo 1, sì, e invece sì, la Vastese ne deve giocare 4, quindi sulla carta la puoi superare. Oggi ha fatto il turno di riposo la San Maurese, sì, quindi oggi non ha giocato, oggi ha recuperato quella partita in più, oggi avrebbe dovuto giocare con il Chieti, ed ecco perché probabilmente la combinazione scontro diretto e poi la settimana prossima, cioè questa, la San Maurese ferma, probabilmente avrebbe potuto dare una spinta in più alla formazione aragonese. Peraltro questo è il prossimo turno, la Vastese incontrerà l'Alfonsine, la San Maurese va a San Marino. Poi faremo anche un po' un bilancio di quelle che sono gli scontri della settimana prossima. Però a microfoni spenti, Emisio, mi dicevi che a te ti piace tanto Umberto Prisco.
A e quel fatto... giocatore che dicevamo prima non solo fa gol, però aiuta. A me mi ha fatto sinceramente uno degli attaccanti che più mi ha impressionato. Perché? Perché lavora per la squadra, si muove, quest'anno sta facendo anche qualche gol in più rispetto agli altri anni. Un giocatore secondo me molto 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 valido, che sta secondo me lì a Vasto, quando poi lui ha avuto un pochettino un calo di rendimento, la Vastese ha risentito di questo, diciamo, calo di rendimento. Quindi giocatore che, quanto ci ho giocato contro, un giocatore che mi è piaciuto tanto. Assolutamente. Ci racconti un po' la tua esperienza a Castelfidardo, Fabio? Perché visto che adesso abbiamo visto il regno Bolzan sul finale, però per uno scampolo di campionato, tu da vice e Roberto Cappellacci da allenatore in prima siete stati a Castelfidardo. È chiaro che una squadra, se rivediamo la classifica, è una squadra che ha dei limiti evidenti e che probabilmente sarà avvantaggiata solo dal fatto che la Civitanovese sta peggio. Ma avvantaggiata se riesce ad arrivare sopra Recanati, altrimenti matematicamente oggi, se rimanesse in quella posizione, No, dico, è ancora un filo di speranza solo perché c'è qualcuno che sta peggio. Ma no, perché ti ripeto, siccome deve fare 3 partite, può arrivare a 28 e sia Iesi che Pineto hanno già 36, quindi con 8 punti play-out non li fa. Deve cercare di, al di là della Civitanovese, superare una posizione, sì, per spareggiare, perché altrimenti rimanendo lì sarebbe retrocessa, perché con 8 punti play-out, se Pineto e Iesi perdono sempre, ma mi sembra alquanto improbabile, non li fanno. Quindi, ma no, la mia esperienza, Jacopo, anche l'altra volta sono arrivato, la prima esperienza con i grandi dopo 3 anni di ragazzi, sì, Del settore giovanile del Pescara. Roberto mi ha dato questa possibilità, che era rimasto senza il suo secondo, che Marco Ianni era andato a dare una mano nello staff di Sarri, sì, e niente, sin da subito era palese che la squadra avesse delle difficoltà. Noi siamo arrivati che mancavano 2 giorni alla fine del mercato di dicembre, e lui con tutta onestà in sede di riunione, perché mi ha portato pure a me, aveva chiaramente detto che c'era da fare dei cambi, c'erano da fare dei cambi. Lì per lì sembrava che la società li volesse fare, e poi c'erano dei doppioni con la squadra e non c'erano gli under accoppiati, e quindi diventava difficile per un allenatore fare delle scelte, perché poi se dovevi sostituire un under magari poi dovevi travolgere il tutto, o se dovevi prendere un attaccante magari dovevi cambiare modulo e invece non si poteva cambiare. Non era facile, lui ci ha messo del suo, cioè ha provato a metterci tutto quello che aveva Roberto, però chiaramente il gioco che voleva fare non si poteva fare con quella squadra. Certo. E quindi abbiamo fatto fatica nei risultati, e chiaramente nel calcio poi se in 6 partite fai un punto vai a casa. Sono quelle cose di cui ci si pente dopo un po', oppure comunque fanno esperienza, perché no, Ti porteranno magari a riconoscere situazioni simili e a starne alla larga? Ma no, ma dal mio punto di vista è impossibile pentirsi, perché comunque a me mi ha dato la possibilità di cimentarmi con il calcio dei grandi, che era comunque quello che volevo. È chiaro che mi piacerebbe continuare, e la continuità di lavoro, come ha detto prima il mister, non è semplice. Io spero tanto che Roberto trovi un'altra sistemazione e mi riporti con lui, però è chiaro che io non è semplice rimanere fermo, comunque per uno che ha smesso da 3-4 anni, che sono 3-4 anni che fa sacrifici, e quindi io in un modo o in un altro, se non è da subito, devo cercare quanto prima di trovare una sistemazione, altrimenti bisogna dire addio a queste voglie di fare l'allenatore e fare qualcos'altro, perché non abbiamo la possibilità purtroppo di star tanto tempo fermi. Prima ci chiedevano di rispondere sinceramente sul fatto se per allenatori e cose del genere ci sono sponsor, procuratori, è vero che funziona così?
Di per certo non lo so, di per sentito dire sì. Sì, purtroppo il calcio funziona anche così. La meritocrazia c'è. Nel senso che il calcio è uno spaccato della vita quotidiana, poi guardatevi un po' intorno, il calcio non è diverso, poi per essere un po' più terra terra, nel senso come vi funziona, come vi vanno le cose nella vita normale, il calcio non è molto dissimile, immagino. Sì, sì, l'Italia purtroppo è il paese delle raccomandazioni, del clientelismo, della mazzetta, della tangente, è inutile girarci intorno, quindi io dico sempre quello che penso, però è chiaro che c'è chi ha la possibilità di dimostrare e di meritare, esiste. Cioè, guai se non ci credessimo, altrimenti bisognerebbe già dire addio a tutto. Assolutamente, assolutamente. Per chiudere, io non vedo più Andrea Costantini in redazione, ma viaggia all'interno della redazione perché sono in ritardo effettivamente le immagini da Agnone. Siccome noi siamo in chiusura, Andrea, io ti chiedo dei lumi perché devo fare un accenno a quello che sta succedendo in casa Avezzano, peraltro vedendo, ti chiedo dei lumi se ne sì, hai. Purtroppo no, e nel caso comunque rimandiamo alla nostra piattaforma YouTube per vedere le immagini di questo scoppiettante 2-2 del Civitelle. Ok, rivediamo un po' le immagini di ieri, Andrea, questa trasferta Lanusei di cui tanto si è parlato, soprattutto per il modo con cui ci si doveva andare. Più per il modo con cui ci si doveva andare alla Lanusei che della partita in sé. Traghetto, aereo, tour operator, comunicati, smentite, quant'altro. Ma il problema è che tutte queste cose sono venute fuori perché in Casavezzano non c'è tranquillità. Non c'è tranquillità perché dopo la sconfitta con l'Aquila sappiamo tutti come sono andate le cose, il licenziamento di De Angelis, Tortora sostanzialmente cui è stato dato il ben servito per il prossimo anno, che continua ad allenerà fino alla fine dell'anno e poi saluterà, perché queste sono le intenzioni del presidente Paris. Chiaramente tutte queste dinamiche hanno portato dell'irrequietezza nel gruppo. In settimana c'è stato questo comunicato firmato dalla squadra, una squadra che si è schierata sostanzialmente dalle parti di De Angelis, e poi questa polemica con il cosiddetto viaggio della speranza che è stato approntato in extremis per affrontare la trasferta di Lanusei, andando in traghetto praticamente da venerdì sera dalle 22:30 all'imbarco a Civitavecchia, poi la traversata e la mattina intorno alle 6:30 l'arrivo in Sardegna, l'autobus altre 2 ore e poi l'attesa dall'arrivo a Lanusei fino alla partita. Queste cose, io penso che di situazioni del genere se ne vivano, magari non vengono portate all'attenzione perché in una situazione un po' più normale si tende a non portarla alla luce. In questo caso i giocatori che vivono questa situazione non tranquilla hanno portato alla luce invece questo viaggio della speranza. E poi è arrivata la risposta della società su Facebook dove la colpa è stata data al tour operator. Noi ora non è che possiamo andare oltre. No, assolutamente, anche perché non sappiamo. Siamo un po' ai fatti come sono stati detti dall'una e dall'altra parte. Però, insomma, l'Avezzano si sta complicando un finale di stagione che a questo punto poteva essere molto molto tranquillo. Si arrivava alla fine della stagione, dopodiché il presidente prendeva il direttore sportivo e allenatore, diceva: io sono soddisfatto, io non sono soddisfatto, vi confermo, oppure ci salutiamo, grazie per il lavoro svolto. Si poteva arrivare alla fine della stagione in questo modo. Invece aver creato queste tensioni con un campionato che è finito e con 4 giornate ancora da disputare, senza grandi stimoli, con un direttore sportivo licenziato, con un allenatore che continua ad allenare ma già il ben servito che è stato stampato di fronte ai media, è chiaro che probabilmente la situazione si poteva gestire meglio. Il presidente Paris ha inteso gestirla invece in questo modo, e poi dopo arrivano i comunicati della squadra che denunciano determinate cose. Non è il peraltro massimo. Andrea, a proposito di comunicati, ve ne faccio vedere un paio mentre no, c'è una correzione: Feral Pisalò 2-0 contro il Bassano. Ve ne faccio vedere due. Uno è di ieri,
l'Avezzano Calcio comunica che sono pronte le denunce, querele nei confronti di tre tifosi della Curva Nord già identificati che hanno violato il domicilio del convitto di Via Nuova 51 ad Avezzano per i reati che saranno loro ascritti in sede di procedimento penale. E poi vi faccio vedere anche un altro preso invece dal sito web, il silenzio stampa. Comunica a tutti gli organi di informazione che da oggi fino a quando non verrà disposta la sua revoca vige il silenzio stampa per tutti i componenti della prima squadra, staff tecnico e giocatori. Provvedimento preso a seguito delle gravi dichiarazioni rese da parte di qualche tesserato bianco-verde. Tutto ciò che riguarderà il club verrà pubblicato sul sito, sulla pagina Facebook e quant'altro. Tra l'altro, Jacopo, è una situazione che si è delineata dopo l'amichevole col Pescara, che era stata una festa, una giornata di festa dello sport ad Avezzano, con tanti bambini, con un clima assolutamente sereno. E di lì a qualche giorno è arrivata questo capovolgimento di fronte che appunto ha inasprito un po' il rapporto tra la società e i giocatori, che mi pare si siano schierati dalla parte del direttore sportivo licenziato De Angelis, perché insomma è stato riconosciuto essere una persona sempre a loro vicina e insomma disponibile a risolvere i problemi, certo, quei tanti che si pongono nel corso di una stagione. Assolutamente. Peraltro il passaggio di questo comunicato che mi dà qualche perplessità sul fatto che sia riferito al comunicato dell'intera squadra è qualche tesserato, quindi si riferisce a qualcuno. Però a proposito di Stefano De Angelis, mister, inutile dire che abbia fatto un buon lavoro ad Avezzano, poi al di là di come vengano gestite le cose, però insomma. Assolutamente non scherziamo sulla professionalità di questo ragazzo che io conosco benissimo. Io penso che De Angelis ha fatto un lavoro ad Avezzano strepitoso, perché penso che a livello di costi, adesso non so l'Avezzano quando spende, però penso che ha costruito sempre squadre molto molto buone e soprattutto ha preso dei giovani importanti. Sì. Quindi sul lavoro di De Angelis, secondo me, c'è poco da dire, bisogna solamente elogiarlo. È normale che il licenziamento viene da altre parti, cioè ci sarà qualche altro tipo di problema, perché è agli occhi di tutti che il direttore ha fatto un buon lavoro, come l'allenatore penso che abbia fatto un buon lavoro. Poi è normale, il presidente pensa che con quella squadra poteva fare molto di più, è un suo diritto, e lui è il presidente, decide lui. Però io, per quel che mi riguarda, per quel che ho visto, per quel che so, io penso che De Angelis è un direttore molto molto preparato e ha fatto molto molto bene a Avezzano, e sono sicuro che questo ragazzo nel tempo lo troveremo in altre categorie. Chiarissimo, vediamo il prossimo turno. Intanto Andrea mi dici che il servizio sta arrivando, però ovviamente non facciamo in tempo perché siamo davvero in chiusura, però lo troverete subito, certo, sulla piattaforma YouTube, certo, quello di Agnonese San Nicolò ovviamente, certo. Vediamo il prossimo turno di Serie D, Gironi F e G. Ovviamente il Pineto riposa, Civitanovese Esina, Fermana Romagna Centro e potrebbe arrivare la matematica, Matelica Vispesaro, bella partita. La squadra forse per i singoli più forti contro quella che hai detto palleggia meglio. Monticelli Campobasso, Recanatese Agnonese, San Nicolò Castelfidardo, San Marino San Maurese, Vastese Alfonsine si giocheranno ovviamente giovedì, perché siamo nella settimana che ci porta a Pasqua. Serie D Girone G adesso, prossimo turno, Albalonga Rieti, Avezzano Ostiamare, Città di Castello Torres, Flaminia Lanusei, Latte Dolce vincerà 3-0 con il Foligno, Mura Vera Monterosi, questa è una bella partita a Nuoro, Nuorese L'Aquila, assolutamente da vedere, San Teodoro Trestina, Vivi Alto Tevere, San Sepolcro, Arzachena, sarà la 31esima giornata. Io ringrazio i nostri ospiti, lo ringrazio e gli auguro una buona Pasqua a Fabio Ferraresi. Ciao Fabio. Grazie Jacopo e altrettanto a tutti voi. Attenzione, buonasera, sono sempre Andrea da Pescara, innamorato della bella giornalista Roberta, ti aspetto a Pescara, girale il messaggio. E noi glielo giriamo direttamente, anzi, dopo Pasqua, al prossimo appuntamento all'Abruzzo del Pallone, noi vogliamo l'incontro qui, nei nostri studi. Quindi, caro Andrea,
se vuoi venirci a trovare puoi incontrare la nostra Roberta. Scherzi a parte, grazie, buona Pasqua ad Antonio Mecomonaco. Grazie anche a voi e a tutti. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie Andrea per essere stato in nostra compagnia. Ciao, ciao, grazie a voi. Lo ritroverete domani sera nel corso di replay con Enrico Rocchi. Grazie a Maurizio da qui in regia, a Claudio Di Giacomo, a Silvia Gentile, a tutti quelli che hanno lavorato anche questa sera per l'Abruzzo del pallone. È tutto, buona Pasqua, ci vediamo tra due domeniche.